Buonasera, mi presento, il mio nome è Riccardo Lavagna, grazie per essere qui questa sera. Video, può partire? Dunque vorrei ringraziare innanzitutto Giovanni e tutto lo staff di Parametro per avermi invitato qui. Un piacere essere qui questa sera. E la lecture di questa sera è intitolata Computational Engineering, progettazione di strutture secondo modelli parametrici. Sono un ingegnere strutturale, ho studiato all'Università di Bologna, da 3 anni mi trovo all'Università di Stoccarda, dove sto facendo un dottorato di ricerca all'ITKE, Institute of Building Structures and Structural Design. Diretto dal professor Jan Knippers, anche direttore e fondatore del studio di ingegneria Knippers-Elbig, con sede a Stoccarda, New York e Berlino. Il nostro è un team di ricerca multidisciplinare, essenzialmente ingegneri strutturisti civili e un gruppo nutrito di architetti e qualche fisico che ci segue anche. I nostri temi di ricerca spaziano su diversi fronti, essenzialmente dividiamo la nostra attività fra ricerca, consulenza e insegnamento. Nella nostra attività di ricerca e di insegnamento abbiamo stabilito a partire da un paio d'anni una collaborazione abbastanza fruttuosa con l'Institute of Computational Design, retto dal professor Achim Menges. Anche lui risiedente presso l'Università di Stoccarda. Questi sono un paio dei prototipi che sono stati realizzati negli ultimi anni. Domani parlerò più in profondità di questi progetti sperimentali e della nostra attività di ricerca. Comunque, per concludere un po' il quadro della nostra presentazione, noi ci occupiamo soprattutto di implementare nuovi materiali, quali compositi all'interno del mondo dell'architettura, delle costruzioni e dell'ingegneria, come per esempio questo padiglione costruito completamente in fibra di vetro e in fibra di carbonio, o recenti sviluppi tramite materiali biopolimerici. Questo è un padiglione recentemente costruito da una nostra collega con materiali quasi al 90% rinnovabili. E la nostra attività non si limita solo a questi padiglioni di dimensioni ridotte, bensì, come accennavo prima, siamo spesso coinvolti in attività di consulenza, come questo progetto di Norman Foster, per cui siamo stati contattati per l'ingegnerizzazione delle lamelle di facciata, da cui poi siamo approdati ad una soluzione sempre in materiali compositi. Questo dei materiali compositi è un filone di ricerca abbastanza forte, non è l'unico. Ci occupiamo anche di morfologie strutturali e della ricerca di nuove forme strutturali e della loro implementazione appunto a larga scala. Per concludere un po' la panoramica di progetti su cui abbiamo lavorato, su cui stiamo lavorando, questo è il primo ponte in materiali compositi in Germania. Il piano di calpestio è completamente costituito da travi in fibra di vetro, e in cui sono anche inserite dei sensori che computano in tempo reale le tensioni e le deformazioni del ponte. Questa è un po' la nostra attività di ricerca. E adesso per il resto della lecture intendo parlare di quelle che sono le implicazioni dei nuovi mezzi digitali nella prassi ingegneristica, architettonica contemporanea. E come ogni lecture che si rispetti, dobbiamo partire dall'inizio e una breve introduzione su quelli che sono appunto gli strumenti che in qualità di ingegneri utilizziamo contemporaneamente. Parto da Galilei perché probabilmente è stato il primo ad investigare sistematicamente il comportamento meccanico di una trave e a tentare di darne una spiegazione analitica.
quindi il suo lavoro pionieristico ha probabilmente dato il via a quella che è il grande filone della scienza delle costruzioni. Subito dopo, poco tempo dopo, Robert Hooke intuì la grande correlazione fra forza e deformazione e rigidezza elastica. In questa opera de potenza de restitutiva, dove appunto formalizza il rapporto diretto fra la forza e la rigidezza della molla. Poco tempo dopo, sempre Robert Hooke intuisce anche il rapporto che c'è fra la catenaria e la linea che segue appunto una catena sottoposta a sforzo gravitazionale e l'arco a compressione. Come sapete più o meno, presumo tutti, se prendete la forma della catena, la ribaltate, ottenete un arco perfettamente in compressione. Questo semplice principio, che era già stato quasi intuito dai vari maestri costruttori del gotico, basti pensare a tutte le varie cattedrali che sono state costruite intorno al XIV-XIII secolo in Europa e tramandato come sapere da padre a figlio, ha cominciato ad essere sistematicamente applicato in diversi opere, in diversi progetti che hanno veramente fatto la storia dell'ingegneria e dell'architettura. Sir Christopher Wren nel 1675 comincia la costruzione della St. Paul Cathedral a Londra, sempre seguendo i dettami di Robert Hooke e delle compressive shell, quindi gusci a compressione. Uno stream di ricerca, uno stream di progetti che poi continuerà, probabilmente culminerà con il grande progetto della Sagrada Famiglia di Gaudì, che è interessante vedere anche in questa slide come a tutt'oggi sia ancora in fase di costruzione. Questo che è il modello che si trova all'interno del museo della Sagrada Famiglia dimostra il metodo di lavoro che Gaudì utilizzava per appunto computare la forma, la geometria, la morfologia della cattedrale. E questo è probabilmente delle prime forme di form finding, e tutto sommato non c'è nulla di differente rispetto a quello che faceva Gaudì e quello che fecero i suoi i successivi ingegneri, architetti che si mossero in questa direzione, e tutti i vari sistemi digitali che utilizziamo nella contemporaneità per calcolare strutture e fare form finding digitale. Il calcolo di strutture si spinse verso lidi molto più complessi durante il XIX secolo. Tutta la teoria del calcolo e dell'analisi sviluppati da Newton e Leibniz fornirono gli strumenti perfetti per ottenere una descrizione analitica completa e precisa di quella che è il comportamento strutturale, per esempio, di lastre, gusci, piastre, travi e tutti quelli che sono gli elementi fondamentali delle strutture. C'è un piccolo problema, ossia che la formulazione analitica del comportamento strutturale ottiene una risoluzione precisa solo per casi molto molto specifici e molto ristretti. Appena si cominciano ad investigare delle strutture un po' più complesse, in cui per esempio si inseriscono delle aperture, ci sono delle discontinuità, o la curvatura della superficie della lastra non è più descrivibile a livello analitico, tutte queste equazioni, tutta questa descrizione analitica viene completamente invalidata. Questo è un grande problema, perché chiaramente riduce quella che è la possibilità di capire e di prevedere quello che sarà il comportamento strutturale quando effettivamente si va a costruire o si vuole andare ad implementare qualcosa di
di diverso rispetto ai soliti moduli tabellati che conosciamo tutti all'interno dei manuali degli ingegneri, che è ciò che è successo poi negli ultimi 100-150 anni, a partire appunto dalla fine del 1900, in cui una serie di casi ben conosciuti, ben documentati, finirono per essere tabellati all'interno dei manuali degli ingegneri. Quelle sono le forme che predominanti che sono rimaste in auge fino probabilmente anche tuttora. Ciononostante, abbiamo visto degli ingegneri e degli architetti che hanno tentato di spingere i limiti delle strutture fino a cercare veramente nuove forme, nuove morfologie. Qui probabilmente i quattro ingegneri più importanti del XX secolo, Heinz Isla, Edoardo Torroja, Felix Candela e qui da noi Pierluigi Nervi, quattro ingegneri che investirono la quasi totalità della loro vita nella ricerca di gusci a doppia curvatura, delle loro proprietà meccaniche, sempre con un approccio quasi artigianale del lavoro, sempre passando dal calcolo analitico alla modellazione tridimensionale, al testing di modelli per capire, intuire quello che è il comportamento di queste strutture, visto che appunto, come accennavo prima, i metodi a disposizione a quel tempo non permettevano di dare una descrizione completa della distribuzione degli sforzi, per esempio, all'interno di queste strutture. Faccio un salto a Stoccarda, dove risiedo in questo momento, per introdurre un attimo quella che è è conosciuto come la scuola strutturale di Stoccarda. Questo ingegnere Fritz Leonhard, il pioniere della scuola strutturale di Stoccarda, un pioniere dell'utilizzo del calcestruzzo armato nelle strutture. I suoi libri hanno fatto storia in tutta Europa. Il primo a costruire una torre delle comunicazioni che arrivò a 216 metri, un record per il tempo. E fu lui che intorno agli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, decise e volle portare a Stoccarda un giovane architetto berlinese che si occupava di tensostrutture, Otto Frei, e un giovane architetto che appunto si stava occupando di una tipologia di strutture che ancora non era mai stata veramente sviluppata e investigata fino a fondo. Era Otto Frei si era specializzato nel calcolo delle strutture, di tensostrutture, per una questione puramente storica, perché la Germania, chiaramente uscendo dal dopoguerra, secondo dopoguerra, aveva bisogno di temporary shelters, quindi tendoni militari e situazioni provvisorie per appunto ripararsi brevemente. E il lavoro di Frei Otto fu un lavoro assolutamente all'avanguardia per il suo tempo. Basti pensare che nel 1974 costruì a Mannheim questa grid shell con una di dimensioni 60 metri per 60 metri, qualcosa di assolutamente impensabile per l'epoca, soprattutto perché questa struttura è una struttura completamente nuova per quelle che erano le tipologie a cui eravamo abituati fino al tempo. La struttura è composta da listelli di legno intrecciate e deformate elasticamente. Tutta questa struttura è stata prima costruita a terra e poi alzata con delle gru, e nella distribuzione delle connessioni, la distribuzione di queste lastre, gli stelli di legno, poi ottiene questa superficie a doppia curvatura, un lavoro assolutamente rivoluzionario per l'epoca.
Fraiotto, esattamente come tutti i suoi predecessori, era un grande sostenitore del foam finding fisico. Questi erano i modelli con cui lavorava lui e con cui ha lavorato tutto il suo istituto, l'IL, Institute of Lightweight Structures, di Stoccarda per tutti i 20 anni della sua attività. Esiste un archivio immenso di modelli, di macchinari per produrre superfici minime, documentarle, operare lo scanning fotogrammetrico. E una cosa anche interessante è che Fraiotto stesso era particolarmente avverso nei confronti di tutte le tecnologie digitali, nonostante fosse stato costretto dall'Università di Stoccarda a buttarsi anche sulla meccanica computazionale. Lui era uno strenuo sostenitore del foam finding fisico. E probabilmente la sua opera poi è culminata con lo stadio di Monaco del 72, un'opera assolutamente straordinaria, un cable net structure, quindi cavi metallici intrecciati e post-tesi, su cui sono adagiati pannelli in vetro acrilico. E una cosa interessante da notare è che questi dettagli costruttivi sono dettagli di una raffinatezza artigianale incredibile, anche perché al tempo non esistevano i mezzi appunto per calcolare tutto il comportamento statico di queste strutture. Bisognava tentare, andare per tentativi e raffinare tutti i modelli man mano. E questa è una bellissima immagine che appunto mostra come si lavorava al tempo, dove il modello dello stadio di Monaco che vedete sulla sinistra viene poi scannerizzato con le telecamere fotogrammetriche del tempo. E è da qui, è da questo momento che i primi software parametrici, i primi software per il calcolo strutturale cominciano a prendere piede all'interno dell'ingegneria civile. Vedremo anche che comunque i mezzi di calcolo già comunque esistevano o erano in fase di sviluppo, si stavano sviluppando in altri ambienti. L'opera di Fraiotto poi ha continuato a lavorare a Stoccarda e tuttora vivo, ogni tanto si vede anche a qualche Lecce. Questo è il progetto per la stazione di Stoccarda, attualmente in costruzione, come si vedono queste colonne che appunto riprendono i formalismi della membrana tirata, sono anche elementi che poi sono sempre stati ripresi molto spesso nella sua opera, come l'istituto in cui lavorava. Entro un po' nella fase tecnica della lecture, in cui vorrei parlare brevemente di quelli che sono appunto i mezzi che utilizziamo oggi per il calcolo strutturale. Come stavo accennando prima, i mezzi di calcolo hanno cominciato ad essere sviluppati intorno agli anni 50, a partire dai lavori della Boeing e della Airbus. Quelli sono i primi tentativi in cui grandi calcolatori elettronici vennero utilizzati per la risoluzione di problemi strutturali. Il motivo è abbastanza chiaro: gli ingegneri della Boeing avevano bisogno di fare calcoli incredibilmente precisi per poter capire quello che era il carico strutturale delle ali dei loro velivoli, e avevano bisogno di anche automatizzare questi processi, dal momento in cui la componentistica dei velivoli sono sicuramente molto complesse e comincia a diventare anche molto tedioso quando bisogna fare tutto a mano. L'idea del calcolo automatizzato proviene innanzitutto da un
da un formalismo matematico che è stato che è nato intorno agli anni 40 a partire dal lavoro di un matematico tedesco, Richard Kuhnt, il quale stava cercando un metodo per risolvere equazioni parziali differenziali in maniera esatta. Come dicevo prima, è impossibile, o quasi esistono solo dei casi molto particolari in cui queste equazioni parziali differenziali hanno una risoluzione esatta. Lui stava cercando metodi per estendere questi calcoli. E, il framework in cui noi ci troviamo è il framework della computational mechanics, nel particolare del calcolo computazionale di solidi, di strutture, anche se ci sono derivazioni che vanno in direzioni molto diverse, tipo la fluid structures, multiphysics, interazione fra fluidi e strutture. Comunque quello che noi utilizziamo nella prassi quotidiana è solo una parte molto ristretta di tutta quella che è la teoria, di tutto quello che è il sapere che risiede dietro questa scienza. I metodi che utilizziamo quotidianamente sono i metodi degli elementi finiti, finite element method, sono dei mezzi che ci permettono di discretizzare il continuo in una serie di punti in modo da risolvere solo puntualmente quelle che sono le equazioni costitutive del mezzo. In questa maniera noi operiamo una discretizzazione e una approssimazione del comportamento fisico della struttura. Ciò nonostante, questa approssimazione ci permette di avere una comprensione più che sufficiente per poter prevedere quello che è il comportamento strutturale. Il metodo degli elementi finiti si basa appunto su delle considerazioni fisiche e sui modelli, su modelli matematici che sono assolutamente consolidati e su cui si opera sempre questa discretizzazione, risoluzione e sempre un feedback e un ritorno al controllo di quelli che sono i risultati rispetto al modello matematico. È interessante vedere come puntualizzare come anche questa è una forma di prototipizzazione, una forma di prototipizzazione digitale in cui il modello viene costantemente raffinato e costantemente rivisto alla luce di quelle che sono le conoscenze che noi abbiamo rispetto al problema che stiamo risolvendo. Per sintetizzare brevemente come funziona un po' il framework, abbiamo innanzitutto un processo di idealizzazione. Questo è un processo che si opera nel calcolo di qualsiasi struttura, anche se si effettua un calcolo di strutture manuali, sempre si passa da da una descrizione completa del continuo, una discretizzazione, un'idealizzazione di quello che è il comportamento o la geometria della struttura. E questo step è esattamente lo stesso che viene operato quando si effettua un calcolo automatizzato. Abbiamo tutta una serie di elementi che discretizziamo e che idealizziamo in una serie di punti, in una serie di linee. Nel nostro caso specifico spesso sono mesh o linee esattamente come si conoscono nella pratica del CAD, del Computer Aided Design, con l'aggiunta di informazioni che ci permettono poi di incrementare la soluzione del problema. Quindi elementi con più punti che ci permettono di sapere cosa succede all'interno dell'elemento e raffinare in questa maniera tutto il processo.
Esistono tre fasi all'interno della, del processo di analisi. Un processo di post-processing in cui la struttura viene idealizzata, viene discretizzata, viene scomposta. Un processo di processing in cui ogni elemento viene ogni elemento viene assegnato una determinata proprietà fisica, meccanica, la risoluzione di tutto il problema e post-processing in cui tutto la risoluzione, tutto il problema risoluto viene poi reimportato ed analizzato alla luce di quelli che sono i risultati. Questo è un po' lo schema che viene seguito all'interno del modello degli elementi finiti, quindi discretizzazione, dislocazione delle membrature, dei membri, riallocazione, applicazione dei carichi, risoluzione per gli spostamenti e da qui tutto il calcolo degli sforzi, delle tensioni all'interno degli elementi. Ritorno brevemente a quello che era l'introduzione della lecture con Robert Hooke e la potenza restitutiva e il rapporto fra carico e rigidezza. Quello che succede appunto all'interno di un calcolo degli elementi finiti è essenzialmente lo stesso, solo che la complessità del sistema diventa tale per cui quando si passa da un sistema discreto, un sistema lineare di punti e di molle come questo, a un sistema bidimensionale o tridimensionale, chiaramente la complessità aumenta esponenzialmente, diventa molto più difficile risolvere manualmente questi sistemi. Ad esempio, se prendiamo in considerazione un sistema molto semplice come una trave con 6 gradi di libertà e soli 2 punti, l'inizio e la fine della trave, questo è il sistema di equazioni che noi dobbiamo risolvere per poter capire appunto quello che succede all'interno dell'elemento trave. Capite bene che quando cominciamo ad avere un sistema di 100, 200, 300 elementi diventa praticamente impossibile risolvere manualmente questo tipo di sistemi. È per questo che i calcolatori, i computer vengono assolutamente a nostro vantaggio, perché sono assolutamente adeguati a risolvere questo tipo di problemi in maniera veloce e in maniera precisa, anche perché se dovessimo farlo manualmente il problema, l'errore umano chiaramente si aggiungerebbe sempre di più e chiaramente saremmo spesso in difficoltà nel riuscire a rintracciare dove abbiamo sbagliato. Il metodo degli elementi finiti è un metodo che si utilizza molto e praticamente sempre in quasi tutto il calcolo delle strutture e non si limita solo al calcolo strutturale come dicevo prima, bensì ha un range di applicazione grandissimo. Infatti viene utilizzato molto anche in campi quali la computational fluid dynamics, crash simulation, addirittura nel calcolo di dissipazione termiche. Questo perché è un mezzo sostanzialmente completamente generale, non è solo pensato per la risoluzione di strutture, bensì appunto per la risoluzione generale di sistemi differenziali. Per questo che l'applicazione di questo mezzo è praticamente infinito. E ci permette anche di avere una comprensione poi più raffinata di quello che è il comportamento strutturale, capendo quelle che sono per esempio le linee di forza, le linee di trasmissione delle forze all'interno di una trave, linee di forza che tra l'altro sono molto interessanti perché si ripropongono in
tantissimi elementi naturali come la testa del femore. Questa è un'immagine conosciutissima da parte di Carl Kuhlmann, uno dei padri della grafica statica, che intorno all'inizio del XX secolo capì appunto qual era la correlazione fra flusso degli sforzi e distribuzione della materia. E questo ci permette poi anche di ampliare quello che è il nostro vocabolario ingegneristico e di espressione strutturale. Per esempio, nell'applicazione, nell'utilizzo di materiali compositi, la direzione degli sforzi è uno dei parametri principali, appunto, per decidere in quale direzione le fibre dovrebbero scorrere per poter lavorare al meglio. Concetti che poi, tra l'altro, sono stati già sviluppati al tempo da Pierluigi Nervi, tantissimi altri ingegneri che già capivano, già avevano più che chiaro, appunto, quella che era la situazione strutturale di geometrie complesse. Però, ciononostante, abbiamo la possibilità, tramite questi software di ultima generazione, di interpretare anche queste informazioni in maniera più creativa, non solo a livello estetico, ma anche a livello puramente strutturale e performativo. A questo punto vorrei cominciare a parlare un po' di una serie di progetti in cui tutti questi metodi di calcolo automatizzato sono stati implementati in maniera più o meno diversa per risolvere diversi aspetti, diversi problemi. Il primo progetto è un progetto del 2010, l'Expo Axis di Shanghai. Il progetto è un progetto che è stato vinto da un giovanissimo studio di architettura di Stoccarda. Sono due ragazzi cinesi che hanno studiato presso di noi, presso la nostra università, che hanno vinto in maniera quasi rocambolesca la competition per il portale d'ingresso alla Expo 2010 di Shanghai. Rocambolesca perché una volta che vinsero appunto il progetto con la loro proposta, la commissione giudicatrice di Shanghai fu abbastanza scioccata nel vedersi comparire di fronte due ragazzi di 28 anni che dovevano costruire appunto un progetto di più di 1 chilometro di lunghezza. Questo progetto è stato poi realizzato in collaborazione appunto con lo studio Knipa-Selbig, lo studio del mio capo. Si compone di una serie di imbuti di circa, sembra 30-40 metri di altezza, e queste tensostrutture, queste membrane che intersecano gli imbuti a scadenza regolare. Il progetto, tutto sommato, è un progetto abbastanza semplice dal punto di vista ingegneristico, in quanto i metodi, i modelli statici sono modelli più che conosciuti e ben assodati, di cui si conosce benissimo il comportamento. E ciononostante, quello che ha sicuramente posto un problema è stato la generazione di questa maglia tridimensionale. Probabilmente molti di voi conosceranno un progetto molto simile che è la Great Court Roof di Londra, in cui Norman Foster, insieme a Buro Happold e l'aiuto di un professore
Grazie. Quindi un progetto che ha richiesto soprattutto un lavoro, un fine lavoro di ingegnerizzazione per quello che riguarda la generazione di questa maglia, in quanto la topologia e la distribuzione delle aste ha chiaramente un influsso enorme sulla redistribuzione degli sforzi, del comportamento statico della copertura. Ci sono stati numerosi studi e numerosi approcci nella generazione della maglia. L'approccio che è stato utilizzato sia nella Grand Coat Roof che nella generazione della maglia della Expo Access è un approccio che viene chiamato Dynamic Relaxation. È un modello per la risoluzione di equazioni che ti permette di ottenere la soluzione di equilibrio degli sforzi all'interno di questa maglia. Di nuovo, nonostante tutti i modelli e tutti i programmi digitali a cui che abbiamo a disposizione in questo momento, tutto sommato continuiamo a lavorare in maniera molto, molto tradizionale, molto classica, nel senso che la documentazione che va prodotta alla fine è sempre la stessa documentazione che tutti quanti conosciamo nel momento in cui bisogna realizzare un progetto, piante, sezioni, spaccati, alzati, anche perché non dobbiamo dimenticare che alla fine i metodi di realizzazione sono tuttora metodi molto basilari, molto artigianali, soprattutto se si va a vedere se si opera in realtà quali è la realtà cinese, in cui spesso abbiamo cantieri di migliaia di metri quadri che ancora vengono costruiti utilizzando impalcati di bambù. Quindi bisogna anche sempre mantenere un po' un occhio di riguardo a quelle che sono le committenze locali con cui stiamo lavorando. Soluzioni tecnologiche troppo avanzate rischiano di essere poi alla fine una catastrofe in determinati contesti che non possono far fronte a quelle che sono le richieste o quantomeno l'ingegnerizzazione che era stata pensata in fase di pianificazione del progetto. Per ritornare al progetto dell'Expo Axis di Shanghai, questo nodo di collegamento tra la membrana e i cavi metallici è esattamente lo stesso dettaglio costruttivo che fu implementato più di 40 anni prima nella costruzione dell'Olympia Stadium di Monaco. Questo perché chiaramente sono delle tecnologie assodate e sviluppate e che possono essere rintracciabili ovunque in tutta la parte del mondo. Questo è sicuramente un aspetto molto importante come ingegneri, come architetti, quando veramente si va a lavorare con le committenze locali, anche tenere veramente un occhio di riguardo a quelle che sono le possibilità e venire incontro alle possibilità locali. Di nuovo, vedete, quelli che sono poi alla fine i mezzi di lavoro sono sempre gli stessi, quindi non andiamo sicuramente incontro a, nonostante comunque si stia lavorando adesso in nuove direzioni nel campo della robotica, soprattutto nell'utilizzo e nell'implementazione di bracci meccanici nella composizione di strutture, tuttora strutture di queste dimensioni vengono appunto costruite in maniera molto tradizionale. E anche i dettagli strutturali più fondamentali continuano a essere esattamente gli stessi. Questo appunto per tracciare una sorta di parallelo con quella che è la nostra attività di ricerca, con la quale tentiamo di spingere un po' i limiti dell'ingegneria e delle nuove strutture, della nuova morfologia strutturale verso nuovi lidi, anche se poi alla fine ci scontriamo con
appunto modelli strutturali che sono sempre i soliti e sempre i ben assodati mezzi strutturali con cui realizziamo tutte le opere di ogni giorno. Un altro progetto è sempre interessante vedere come i progetti più interessanti in questo momento vengono realizzati in Cina. C'è una richiesta incredibile di progetti sempre più grandi, ma soprattutto sempre più realizzati in tempi sempre più stretti. Queste sono richieste che chiaramente in qualità di planners dobbiamo soddisfare, soprattutto fornendo un piano di lavoro assolutamente impeccabile se si vogliono mantenere i tempi di lavoro che vengono richiesti dalle committenze. Il progetto qui presente è un progetto di Massimiliano Fuxas, il nuovo aeroporto di Shenzhen, sempre realizzato in collaborazione con Knipa Selbig, ultimato adesso nel 2014. Attualmente dovrebbe essere l'aeroporto più grande della Cina e il progetto ha posto dei problemi logistici non indifferenti nell'ingegnerizzazione della facciata in questo caso. Il progetto andava a presentare questa facciata di lamiera perforata in cui ogni singolo pannello di lamiera ha un'apertura differente in base a quella che è la posizione in modo da ottimizzare l'incidenza solare all'interno dell'aeroporto e delle strade d'aspetto. Vorrei far notare come nelle prime fasi di ingegnerizzazione del progetto questi erano modelli che sono stati realizzati all'interno dello studio. Cioè la complessità di questo progetto anche con i mezzi di modellazione parametrica a nostra disposizione non ci permetteva di capire e cogliere completamente la complessità del progetto. Ed è qui che comunque il modello fisico ci viene sempre in aiuto, perché possiamo capire, possiamo prevedere con assoluta certezza dove andranno ad esserci i problemi, dove gli elementi appunto andranno a scontrarsi e dove ci saranno, dove dovremo concentrare di più la nostra attenzione. Quindi questa è una cosa che tutto sommato facciamo regolarmente. La prototipizzazione all'interno dell'ufficio è qualcosa che avviene regolarmente proprio per poter cogliere ogni dettaglio, soprattutto nelle fasi iniziali del progetto. Come stavo accennando, il progetto ha soprattutto posto un problema di ingegnerizzazione della facciata. Qui vorrei premettere che scusate un attimo, porto il questo era il 2008. Il 2008, per quelli di voi che un po' conoscono il mondo parametrico, Grasshopper non esisteva. Tutto quello che avevamo a disposizione era Rhino e RhinoScript. Tutta l'ingegnerizzazione della facciata è stata fatta e svolta scrivendo codice in RhinoScript per appunto ottenere tutto il codice per la fresatura numerica dei pannelli. I numeri che stavate vedendo prima erano tutte le tabelle di Excel che sono state prodotte per poi il taglio e la fresa numerica dei pannelli. Di nuovo, mezzi tutto sommato molto rudimentali per un progetto che probabilmente a distanza di
sei anni faremmo in maniera differente, quindi utilizzeremo sicuramente altri mezzi in questo momento, anche se per esempio l'interfaccia Excel è qualcosa che tuttora abbiamo e utilizziamo quotidianamente, perché dal momento in cui dobbiamo passare una mole di dati enorme al workshop o all'artigiano che appunto deve produrre questi elementi, questa è l'unica maniera, l'unico metodo che abbiamo appunto per comunicare l'attività che deve essere svolta. Un piccolo commento riguardo alla tipologia strutturale. La tipologia strutturale del progetto è tutto sommato una tipologia strutturale di nuovo molto semplice. Lavoriamo, nonostante le nostre intenzioni, il nostro occhio di riguardo a strutture complesse, innovative, utilizziamo di nuovo strutture e tipologie che sono assolutamente assodate. Il progetto dell'aeroporto è semplicemente un arco, non è nient'altro che un arco incernierato alla base, come esattamente conosciamo tutte nella maggior parte delle stazioni che si possono incontrare in Italia. E il dettaglio di nuovo dell'aeroporto, come si vede, l'attacco alla base non è nient'altro che una cerniera. L'ingegnerizzazione poi alla fine di queste strutture ritorna sempre a modelli veramente assodati. Quello che in parte si sta maturando negli ultimi anni è una sensibilizzazione sempre maggiore riguardo a quelli che sono quella che è l'ottimizzazione dei costi, chiaramente. Il progetto architettonico diventa sempre più impegnativo, le superfici a doppia curvatura adesso hanno un appeal sempre maggiore per gli architetti contemporanei. Quello che spesso ci ritroviamo a fare è ingegnerizzare la facciata in modo tale da ridurre completamente i costi di produzione per i pannelli, per i singoli elementi. Esiste uno stream di ricerca assolutamente fecondo che negli ultimi anni ha visto il lavoro di matematici, ingegneri, architetti, che si sta muovendo sempre di più nella direzione di pannellizzazione di superfici a doppia curvatura tramite elementi che possono essere riprodotti in maniera seriale. È ovvio che abbiamo il vantaggio delle macchine a controllo numerico, ma tutto sommato l'incidenza dei costi quando possiamo produrre una forma che replichiamo 1500 volte per tutti i pannelli di facciata ha un'incidenza nel costo chiaramente non indifferente. E è interessante vedere come ci sono ed esistono anche realtà imprenditoriali che si stanno muovendo proprio in questa direzione. Queste slide, queste immagini sono prese da uno studio newyorkese che si chiama CASE, che si sta muovendo esclusivamente su questi temi. Loro non fanno progetti direttamente, non sono ingegneri, non sono architetti, Tukura sono un mix e un team interdisciplinare di architetti, ingegneri, managers che appunto danno supporto ai grandi studi quando si tratta di implementazione BIM, quando si tratta di ingegnerizzare e ottimizzare i costi di facciata. Questo è sicuramente un aspetto che si sta sviluppando sempre di più all'interno della prassi delle costruzioni contemporanee. Modelli come Grasshopper e linguaggi parametrici che ci permettono di ottimizzare componenti strutturali e architettonici sicuramente
stanno fornendo molta più libertà, sia dal punto di vista progettuale, ma anche dal punto di vista proprio di realizzazione, anche se poi di nuovo ci ritroviamo di fronte a metodi di produzione molto, molto semplici. La maggior parte degli elementi in compositi, in materiali fibrorinforzati, sono tuttora fatti completamente a mano, laminati a mano, e i teli vengono disposti a mano e semplicemente laminati con resina. E questo mi porta a un altro filone di ricerca che si sta sviluppando sempre di più, ossia l'ottimizzazione dei criteri di fabbricazione. Nel 2008 il Mercedes-Benz Museum di Stoccarda, da parte dello studio di architettura Owen Studio, è stato ultimato. Il progetto è stato uno dei progetti che ha riscosso più interesse all'interno della comunità di ricerca, proprio per quelli che sono stati i nuovi mezzi di computazione che sono stati implementati all'interno della realizzazione del progetto. Chiaramente un progetto di questa complessità richiede anche queste forme di ingegnerizzazione. E un aspetto molto interessante è è tutto il knowledge, tutto il know-how che è fluito all'interno della produzione di qualcosa che si tende normalmente a non prendere in considerazione in progetti di questa direzione, di questa dimensione, ossia la produzione delle casseformi per il calcestruzzo. E sembra banale, ma questo è un tema che è assolutamente preponderante all'interno di tantissimi studi, perché dal momento in cui dobbiamo costruire una casseforma talmente complessa, o l'artigiano o il carpentiere è talmente specializzato e sa fare talmente bene il suo lavoro che solo tramite una serie di piante è in grado di tagliare, fresare e montare in opera tutta la casseforma, oppure bisogna fare un certo lavoro a monte in cui la complessità viene ridotta a livello tale per cui si tratta semplicemente di fare un lavoro di incastro tipo Lego. Questa è un'altra forma di specializzazione che si sta sviluppando di più, sempre di più. Queste immagini sono prese da un altro studio che si chiama Design to Production, che si sta appunto specializzando nella ingegnerizzazione e l'ottimizzazione di processi di fabbricazione. Quindi quello che loro fanno è semplicemente supportare lo studio di architettura, lo studio di ingegneria nella fase di realizzazione, appunto per ridurre i costi quando si tratta di produrre elementi di una certa complessità, poi creando e generando tutto il codice per le frese a controllo numerico che poi loro danno appunto quelle che sono le maestranze del luogo per produrre i pezzi. Design to Production sono stati anche coinvolti nella produzione delle casseformi del Rolex Center di Lausanne, in cui di nuovo è stupefacente vedere come probabilmente c'è molta più ingegneria e molto know-how in questo aspetto del progetto piuttosto che nel progetto stesso, perché alla fine il progetto certo ha richiesto sicuramente calcoli e certo tipo di sapere, ma altrettanto, vi assicuro che altrettanto sapere è confluito all'interno della progettazione di tutte quelle che sono le opere a monte. E sicuramente le opere più complesse richiedono anche un occhio di riguardo su quelli che sono i materiali e anche forse un ripensamento su quelli che sono i materiali che utilizziamo nella prassi contemporanea. E se vogliamo appunto evitare questi grovigli di
di acciaio e rinforzi strutture in calcestruzzo come questa. Uno dei nostri temi di ricerca appunto si concentra anche sull'utilizzo di materiali fibrorinforzati per calcestruzzo, e anche noi ci muoviamo molto sull'utilizzo e l'ingegnerizzazione dei metodi di fabbricazione. Questo è un classico metodo di fabbricazione nel campo dei compositi. I compositi vengono spesso utilizzati in aviazione e nella produzione soprattutto di superfici a curvatura sinclastica, quindi superfici a curvatura semplice o superfici a curvatura sinclastica, quindi superficie gaussiana positiva. E il nostro focus di ricerca tenta di ottimizzare, di estrarre il potenziale che c'è all'interno di questi processi di fabbricazione, ossia a partire da elementi molto semplici tentare di appunto estrarre complessità e appunto capire quali che sono i limiti a cui siamo esposti quando tentiamo di andare su nuovi materiali o su nuovi metodi di fabbricazione. Questo è ovvio perché dal momento in cui proponiamo un'alternativa rispetto a quelle che sono le tecnologie assodate, vogliamo anche proporre un'alternativa che sia affrontabile a livello economico. Chiaramente se lo stesso elemento può essere costruito con la metà dell'impegno finanziario piuttosto che andare su tentando di utilizzare tecnologie alternative, sicuramente il cliente sarà più propenso ad andare per la prima strada. E anche noi facciamo un utilizzo quotidiano dei mezzi digitali a nostra disposizione, di nuovo Grasshopper e tutto il contesto di scripting che è emerso negli ultimi anni ci fornisce degli elementi e degli strumenti assolutamente vitali per poter affrontare questi progetti. Questo è un progetto che è stato recentemente sviluppato da un mio collega, appunto l'utilizzo di forme per compositi, freeform composites, che vengono poi sezionati e ricomposti in geometrie più complesse, come questa forma di panchina che poi è stata appunto estratta da un elemento così semplice come questa forma positiva che poi è stata successivamente riassemblata. Riguardo al ritorno un attimo al mio riferimento iniziale sulla industria dell'aviazione, in quanto è interessante vedere come l'ingegnere civile spesso prende spunto dall'ingegneria aerospaziale, probabilmente perché sono più hanno altre necessità e quindi la ricerca in quel campo è molto più spinta. La complessità appunto della produzione di aerei è tale per cui i processi di produzione sono sempre stati più ottimizzati all'interno dell'industria dell'aviazione fino al concetto di BIM. Il BIM, Building Information Technology, come noi lo conosciamo attualmente, è un concetto che proviene appunto dall'Airbus e dalla Boeing.
Questo non è un caso, in quanto Gary Technology è stata la prima, probabilmente il primo, ad utilizzare Building Information Technology nella sua prassi quotidiana. E infatti la collaborazione di Gary con CATIA, il software appunto che viene utilizzato nell'industria aerospaziale, ha portato al successivo sviluppo di quelli che sono i framework BIM che sono utilizzati attualmente anche in ingegneria e nell'industria delle costruzioni. C'è un piccolo paradosso di fondo che quello che concerne il Building Information Technology è di per sé un'idea lodevole, in quanto vorrebbe coordinare tutte quelle che sono le figure coinvolte all'interno di un progetto in modo tale da ridurre quello che sono le sorprese all'interno del cantiere. Abbiamo però un piccolo problema, che questi bellissimi modelli a un certo punto diventano questo. E chiaramente la mole di dati a cui siamo esposti quando lavoriamo con un progetto di queste dimensioni diventa inutilizzabile. Da più parti si sente parlare male del BIM proprio perché è richiesto in molte situazioni, soprattutto nei paesi nordici, nei paesi anglosassoni, per progetti di una certa cubatura, di un certo impegno finanziario, è richiesto anche il progetto BIM. Da parte di tutti i soggetti coinvolti c'è sempre la lamentela che ad un certo punto il file su cui lavorano appunto tutti i team diventano file di 15-20 gigabyte che devono essere coordinati via server, perché chiaramente i team non risiedono nello stesso luogo fisico, e diventa praticamente impossibile gestire queste forme di modello. Questo è anche chiaro perché ciò che vuole che ricerca il BIM è questo livello di dettaglio, cioè stiamo parlando di progetti di migliaia di metri cubi, e viene richiesto di modellare fino a questo dettaglio, livello di dettaglio, il dado del bullone. Quindi è ovvio che a questo punto diventa impossibile lavorare in maniera agevole su un progetto. Questo è sicuramente un tema che sarà molto interessante seguire nei prossimi sviluppi futuri, soprattutto per quello che riguarda il Big Data Management e tutte quelle che sono le tecnologie che si stanno sviluppando ultimamente in ambito informatico e in ambito della computer science. Quindi questa è un po' una parentesi che lascio aperto anche probabilmente per discussioni che potremo affrontare dopo. Mi muovo verso un secondo tema che affrontiamo anche spesso nel calcolo di strutture, ossia climate engineering. Questi erano probabilmente diagrammi che fino a 15 anni fa ogni studente di architettura faceva e metteva nelle proprie piante, ma non avevano nulla a che vedere poi alla fine, o spesso non avevano nulla a che vedere con la realtà, erano fatti soprattutto su Photoshop e presentati al professore, che la maggior parte delle volte era anche contento di vedere che lo studente aveva quantomeno fatto dei ragionamenti a riguardo. Cominciamo ad essere nella posizione adesso di effettivamente calcolare quello che succede all'interno di un edificio, in termini di spostamenti d'aria, e sapere esattamente quello che c'è e quello che succede. La slide prima era una slide di Transola. Transola è una climate engineering, uno studio di climate engineering, anch'esso basato a Stoccarda, che fornisce supporto ad architetti e ad ingegneri appunto nella fase di concettualizzazione e di realizzazione del progetto. Proprio per raggiungere comfort termici e comfort e livelli di sostenibilità
degli edifici che ormai sono richiesti quotidianamente per ogni progetto. Quello che noi come ingegneri civili e strutturisti però facciamo è spesso utilizzare questi mezzi poi per analizzare anche quella che è la risposta dinamica di strutture più complesse, soprattutto sotto l'influenza del vento. Questi sono ombrelli, sono stati costruiti da SL Rush, Bodo Rush, a copertura della Mecca. Sono ombrelli che hanno un'apertura di circa 50 metri, quindi anche un certo impegno statico. E chiaramente qui tutto il calcolo automatizzato subisce un rapido incremento di complessità. In questo caso utilizziamo software che vengono utilizzati normalmente da case automobilistiche per fare crash simulation, proprio perché dobbiamo simulare se esistono eventi di collisione tra la membrana e tra la struttura portante. Questi modelli spesso vengono calcolati nell'arco di giorni. Non è atipico avere 2-3 macchine che lavorano in parallelo per almeno 3-4 giorni finché non producono tutta la documentazione necessaria per poter asseverare il comportamento della struttura. Scusate. Sbagliato. Ecco, quelle che poi si vedono appunto sembrano essere risposte in tempo reale, spesso appunto sono il risultato di ore e ore di calcolo. Infatti è un concetto che spesso con cui spesso dobbiamo combattere con gli studenti, in quanto sono convinti di poter produrre questi risultati tramite software a loro disposizione, che però sono esclusivamente delle semplificazioni, spesso che non hanno nulla a che vedere con quella che è la realtà fisica appunto del progetto e della risposta della struttura. Tutte queste simulazioni poi per semplicemente estrarre valori che poi ci servono per porre i carichi sulle membrane. E ciò nonostante tutto questo framework digitale con cui lavoriamo quotidianamente, spesso, anzi quasi sempre, dobbiamo e siamo costretti a ritornare al modello fisico per capire se effettivamente siamo sulla buona strada. E questi modelli poi vengono scalati fino alla scala 1 a 1. E questo è il modello che è stato costruito in Germania. Quelle sono torri di rilievo appunto del vento, per poi asseverare il modello digitale attraverso una serie di sensori che vengono messi sulla membrana e appunto validare i nostri modelli. Per concludere, questo è un progetto che è stato seguito da dei colleghi. Noi all'istituto ci occupiamo molto di sistemi flessibili, quindi sistemi elastici che
si deformano senza entrare in campo plastico. E questo è un progetto che è stato seguito dal mio collega Simon Schleicher nella sua nel suo progetto di ricerca. Ha collaborato con un team di ricerca di Friburgo. Il team si occupa di plants biomechanics, quindi movimenti e meccanica delle piante. Il suo scopo era quello di capire come questi movimenti possono essere astratti ed utilizzati poi in un contesto architettonico. E è stata presa in considerazione questa pianta chiamata Strelitzia, la quale ha un metodo di pollinazione molto interessante, perché praticamente i petali si aprono dal momento in cui l'uccello si posa sullo stelo, e aprendosi in questa maniera vengono esposti i pollini che poi si attaccano ai piedi dell'uccello. Questo meccanismo è quello che in ingegneria noi chiamiamo sbandamento torsionale, ed è un classico meccanismo che viene spesso, anzi sempre, insegnato nella scuola di ingegneria ad evitare. Lo sbandamento delle strutture è qualcosa che non bisogna fare, bisogna evitarlo, bisogna in qualche maniera tentare di ridurre. E nella nostra attività di ricerca tentiamo di girare il senso della cosa e tentare di strumentalizzare questi meccanismi a nostro favore. E tramite una serie di indagini e di astrazioni e di modellazioni digitali, capire quelli che sono il potenziale elastico, ma anche il potenziale di implementazione di questo tipo di struttura. Il progetto in questione poi si è mosso in direzioni sempre più interessanti, quindi vorrei far notare che la nostra ricerca tenta sempre di implementare il corpus di lavoro in progetti costruiti. Nel 2010-2009 un giovane studio di Vienna, Soma Architecture, ci ha approcciati con questo progetto per l'Expo 2012 a Yosu in Corea. Hanno vinto il progetto con questo rendering, che era il rendering praticamente di una creatura marina. Questo era il brief della competition per il padiglione principale. Loro vinsero appunto il progetto con questo padiglione che esibiva queste branchie, questa forma di branchie di pesce. E vinsero il primo premio, si trovarono nella condizione di realizzarlo, non avevano alcuna idea di come realizzare queste lamelle. Vedendo poi su internet un po' la nostra attività di ricerca, ci contattarono per appunto una consulenza, e lì che appunto il progetto che avete visto sull'astrazione dei meccanismi di apertura delle piante trovò appunto un'applicazione concreta. Queste lamelle sono lamelle di 14 metri d'altezza, quindi un'altezza considerevole. Non stiamo parlando di appunto della dimensione di una pianta o di modelli sinterizzati, bensì modelli che hanno un impegno strutturale sicuramente più importante. Il modello poi è parzialmente cambiato rispetto a quella che era la proposta principale da parte nostra,
quindi con una forma di attuazione lineare, visto che non sposava molto bene quella che era la proposta degli architetti. Siamo giunti ad un compromesso che sposava molto meglio la loro proposta iniziale, quindi due supporti all'inizio e alla fine della lamella e una semplice torsione del supporto in modo tale da farla sbandare lateralmente in questo modo. E chiaramente sono stati svolti tantissime ricerche per asseverare il comportamento di queste lamelle. Alla fine siamo riusciti a ridurre lo spessore a soli 8 mm di fibra di vetro rinforzata e con tutta una serie di prototipi in scala reale. Qui vedete i prototipi che sono stati costruiti dal contractor, quindi il costruttore che era Mitsubishi, che nei propri cantieri testò appunto le lamelle più grandi, le lamelle più piccole, anche sotto carichi di vento a cui devono essere sottoposti questi elementi nel sud-est asiatico. Dovete pensare che appunto nel sud-est asiatico, scadenze regolari, ci sono tifoni che arrivano a velocità considerevoli. E un aspetto abbastanza interessante di questi elementi è che la rigidezza dell'elemento poi aumenta dal momento in cui viene attivato, quindi quando sono aperti sono paradossalmente più rigidi rispetto a quando sono chiusi, quindi quando arriva il tifone sono state istruite per appunto aprirsi in modo tale da resistere i carichi di vento. I metodi di attuazione sono molto semplici, molto banali, sono dei semplici servomotori ad attuazione lineare e mostrare adesso. Questo è il risultato del padiglione finito, che fu aperto nel 2012 per appunto l'esposizione in Corea. Queste erano le coreografie che erano state poi scriptate e organizzate per l'Expo. Per una serie di coincidenze sfortunate, poi alla fine la direzione dell'Expo decise di mettere dietro tutte queste lamelle una serie di schermi e di proiettori, per cui la maggior parte del tempo le lamelle erano o dovevano rimanere chiuse, altrimenti non si vedeva più nulla, perché filtrando la luce del sole era impossibile poi vedere quello che succedeva all'interno. Comunque l'effetto è stato raggiunto e sembra siano rimasti molto soddisfatti del risultato. Questo probabilmente è uno dei primi progetti a grande scala su cui questa idea della deformazione elastica delle strutture è stata implementata in maniera soddisfacente. Adesso ci stiamo muovendo per appunto aumentare le possibilità e espandere un po' la possibilità che abbiamo tramite questi elementi, non solo come elementi di facciata, ma anche come elementi strutturali. Domani mostrerò una serie di progetti che si sono mossi più in una direzione strutturale e di valutazione strutturale più che di elemento di facciata. E con questo concludo la lecture. Questo è appunto l'effetto finale
Direi grazie per l'attenzione e sono a disposizione per domande. Sì, per la lecture di domani mostrerò i lavori che facciamo in dipartimento. Parlerò in maniera più estesa di questi lavori. Su cui ho lavorato attivamente, almeno sugli ultimi due. E parlando più di quasi operando una riduzione di scala, quindi progetti più sperimentali dal punto di vista strutturale, morfologico, ridotti a livello di dimensione, ma che tentano di andare verso lidi che ancora non sono stati esplorati o che vorremmo in futuro tentare di implementare a scala sempre maggiore. E anche poi tentando di capire quelli che sono i potenziali di nuovi materiali e di nuove morfologie strutturali. Scusa. No, vedevo quelle superfici che si muovevano, riuscite a dare anche software o a creare ingegneria su building automation, cioè sulla movimentazione di quelle pelli? Scusa, sui movimenti, Sì, sui cinematismi di sul questi. controllo anche Sì. di quei sistemi. Dunque, beh, le simulazioni che facciamo sono la maggior parte simulazioni statiche, anche perché comunque abbiamo diciamo, interessi chiaramente diversi. Se queste strutture cominciassero a muoversi dinamicamente avremmo dei grossi problemi, non saremmo più in grado di controllare il processo deformativo, il processo kinematico. Quindi sono sempre deformazioni relativamente lente e su cui appunto possiamo semplicemente basarci sulla teoria statica, ecco. Sono soprattutto analisi non lineari, in quanto le deformazioni sono molto grandi, che essendo così grandi invalidano le teorie lineari a cui siamo a conoscenza come ingegneri. Però software dinamici e analisi dinamiche le facciamo quasi esclusivamente quando facciamo computational fluid dynamics e interazione fluido e struttura. Lì è probabilmente lo stato dell'arte della simulazione, appunto. Quantomeno nel campo della simulazione per l'ingegneria strutturale, trova piede. Volevo chiederle se questa sperimentazione, questa ricerca, poi porta anche a, diciamo, vantaggi su piccola scala, cioè tutte quelle scoperte che vengono fatte nell'evoluzione anche dei materiali, dell'uso, della composizione, portano poi alla piccola scala, cioè a rendere anche la vita del comune cittadino migliore, o si va sempre verso le grandi strutture, quindi aeroporti, eccetera. E l'altra domanda che volevo fare è, quando abbiamo visto, per esempio, se non sbaglio, l'aeroporto in Cina di Fuxias, Sì. quello è anche un vostro lavoro?
Sì, da parte dell'ingegnerizzazione, no? Sì, la parte di ingegnerizzazione da parte di Knepa Selbig, sì. Ecco, nella struttura di copertura, quando sì. Lei ci ha fatto vedere tutta la struttura intelaiata, cioè reticolare più che intelaiata, ecco, questo è frutto dell'idea a monte dell'architetto o c'è un processo, diciamo, di progettazione congiunto tra voi e lui, che quindi poi alla fine vi porta ad ideare quel tipo di modulo, se non sbaglio esagonale, cioè erano degli elementi esagonali di copertura, cioè una sorta di corteccia, ecco, esagoni schiacciati. Allora, dunque, per quello che riguarda un po' il fattore di scala, è un po' quello che ho tentato di dimostrare oggi, che nonostante tutta la ricerca che facciamo, il Dipartimento, ma non solo noi, ma anche tante altre realtà di ricerca, ancora tendono ad essere abbastanza lontane nell'implementazione quotidiana di strutture che poi interessano il cittadino. Aeroporti, stazioni, banalmente edilizia, ed era esattamente quello che tentavo di veicolare oggi, che i paradigmi strutturali su cui ci basiamo tutt'oggi sono esattamente gli stessi che sono stati sviluppati più di 200-300 anni fa. È ovvio che la piccola scala, quindi il padiglione, è un momento per usare, per tentare qualcosa di nuovo. E anche se non è perfetto, anche se ci sono sbavature, se per caso non viene, bisogna martellare per far entrare il pezzo nel posto giusto, è un processo di raffinamento del processo. Il fatto di partire da modelli in scala e poi aumentare la scala sempre di più, quindi partire da modelli in 3D printing, poi padiglioni, e poi nella speranza di spingere la scala sempre più in là, è questo un po' il processo a cui tendiamo nel nostro tipo di ricerca. E per quello che riguarda la collaborazione con l'architetto, è sempre un mix di compromessi. Cioè, in qualità di consulenti, ci viene richiesto di risolvere determinati problemi che chiaramente l'architetto non ha gli strumenti per risolvere, ma chiaramente diamo anche un feedback attivo dal momento in cui ci rendiamo conto che certi aspetti possono essere risolti in maniera migliore. Quindi chiaramente la struttura è frutto quasi esclusivamente del nostro lavoro di ingegnerizzazione. Il lavoro sui pannelli o l'idea è un'idea che parte dall'architetto, ma poi la parte di ingegnerizzazione è una parte che abbiamo sviluppato noi. I confini sono poi sempre molto labili, dipende anche un po' da quelli che sono le competenze e chiaramente fino a dove si decide mi voglio spingere. Quindi il fatto che abbiamo preso in mano anche l'ingegnerizzazione della facciata è derivata dal fatto che in parte ci configuriamo anche come facade expert, anche quello che facciamo in progetti complessi, anche perché e soprattutto perché l'architetto era poi ben contento di delegare tutta questa parte a qualcun altro. Anche se chiaramente poi c'è sempre un lavoro di nuovo di feedback anche da parte loro, non so quante volte poi il progetto è stato cambiato, rimesso mano, dettagli che poi sono stati cambiati radicalmente rispetto a quella che era la proposta iniziale. Sì, diciamo, un'osservazione che faccio è che tutta questa ricerca va bene, diciamo, per le grandi strutture, però continueremo a vivere in città brutte,
Cioè la ricerca si concentra sulle grandi strutture, sulle grandi opere dove ci sono investimenti di denaro, eccetera. Noi continueremo a vivere qui, tra queste. Guarda, lì c'è un... penso ci sia un po' un problema di cultura di fondo, probabilmente. Alle volte manca la cultura per volere anche certi progetti, che possono piacere o non piacere, possono portare vantaggi o possono non portarli. Nel caso specifico poi dell'Italia conosciamo tutti qual è la situazione delle nostre periferie, cioè edilizia relativamente scarso, scarso livello, e quando poi la ricerca, noi facciamo un certo tipo di ricerca, la ricerca per esempio che concerne tutto quello che riguarda le energie rinnovabili, i nuovi materiali, sono ricerche che vengono implementate quotidianamente nella costruzione di nuovi edifici, nuove residenze, quantomeno in Germania o nel Nord Europa, e le periferie del Nord Europa sono radicalmente diverse. C'è un'attenzione e lì la ricerca confluisce al 100%. Friburgo è una città, è un'isola felice. È un'isola felice perché è stato proprio deciso a livello politico che la città dovesse svilupparsi tramite, cioè, seguendo determinati parametri. E lì è inevitabile che la ricerca o lo stato dell'arte poi confluisca. Ci vuole la cultura soprattutto e anche un po' il coraggio di volerlo fare. Infatti non è un caso, e lo accennavo anche prima, non è un caso che questi mega progetti, che piacciono o non piacciono, si stanno costruendo in Cina, perché esistono non ci si può opporre, è così. Esatto. Esatto, quindi o si ha la fortuna di capitare sotto l'imperatore illuminato, oppure è sfiga. Allora, dicevo che ho sempre stimato gli ingegneri perché riempiono i nostri limiti di progettisti e ci sentiamo le spalle coperte come architetti quando c'è il valido lavoro. Guarda, aggiungo che come ingegneri, se non avessimo l'input da parte di architetti designer, finiremmo per fare capannoni industriali. Quindi, ok, quindi ci compensiamo. È mutua la stima. Poi vorrei che questa lezione fosse diffusa nelle sessioni di orientamento per chi sta meditando di iscriversi a ingegneria, perché è ispirazionale da questo punto di vista, motivazionale. E approfitto anche in chiusura per dirvi, per chi rimane, adesso iniziamo tra oggi e domani un tour nelle aziende che sostengono Parametro, e il senso è un po' raccogliere delle tracce di lavoro per il laboratorio che inizierà mercoledì con Andrea Graziano e Amleto Picerno Ceraso. Ci occuperemo operativamente dello studio del plugin Grasshopper, e quindi iniziamo oggi pomeriggio qui di fronte da Tenda Arredo Showroom Design, dove vedremo appunto oggetti di design industriale. Domani mattina c'è la lecture alle ore 9 con Riccardo Lamagna. E seguirà un giro tra le altre aziende che sono Fiore Ebanisteria, che si occupa di lavorazioni artigianali anche a controllo numerico per portoncini architettonici. Quindi con lui avremo l'occasione di capire cosa fanno, come lo fanno, e sarà interessante perché lui stesso, che si fa assistere da studi
italiani molto lontani da Altamura sulla rappresentazione del lavoro che viene svolto in azienda, dove generalmente ci si muove in ambiente 2D. Loro stessi hanno espresso la necessità di avviare un percorso di formazione interno all'azienda per acquisire quelle skills che permettano poi di lavorare in ambiente 3D e di sfruttare al meglio le macchine che c'hanno. Quindi, piccola nota, sono a caccia di validi collaboratori per fare questo percorso di innovazione. Come pure andremo a vedere le prototipazioni che sta conducendo nel settore del mobile imbottito lo Iudice D, e poi andremo a visitare lo stabilimento di Maiullari Cucine, che è un'azienda che nel suo settore, il mobile arredo, ha fatto degli importanti investimenti in termini di design e qualità di prodotto. E non ultimo, sempre questo domani mattina, l'ho detto al contrario, Monitillo Marmi, che è una marmeria che è non molto lontano da qui in via Matera, anche lì si sono avviati interessanti percorsi di ricerca in ambito design con il Politecnico di Milano, con Matteo Ragni e altri designer di fama nazionale e oltre. Quindi sarà interessante andare a capire cosa fanno, come lo fanno. È un'occasione importante, perché generalmente non si riesce ad entrare negli stabilimenti di queste aziende, e può essere un'occasione sia per raccogliere disponibilità da parte loro di ricerca, studi di tesi e quant'altro, però senza aspettarci grandi cose, sicuramente una traccia per i prossimi giorni di laboratorio. E piccola nota, siccome abbiamo avuto molte richieste per il laboratorio di Grasshopper, sicuramente ci sarà la copertura del servizio da parte dei tutor per quelli che si sono iscritti. Per tutti gli altri che vorranno affacciarsi anche con una certa discontinuità, abbiamo pensato di prevedere una parte destinata agli uditori che vogliono venire a seguire il laboratorio in autonomia. Questo è tutto, io vi ringrazio di essere venuti, ringrazio di nuovo Riccardo, ci vediamo domani.